Alice Antinori parla rubare rete, che ci fai un po' un quadro di quello che è il percorso e di come si sviluppa anche l'attività criminale, perché il bene archeologico da fonte di guadagno per lo Stato, per il Paese, diventa fonte di guadagno invece per i mafiosi. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, sono rimasto molto colpito dagli interventi precedenti, che ho trovato estremamente interessanti, per cui vorrei farvi vedere giusto un paio. Io non avevo preparato slide, volevo farvi una semplice, insomma, un racconto, però ho trovato le slide di Zao particolarmente interessanti. Se me lo consenti, le vorrei ripercorrere, però facendo con voi un processo all'inverso, partendo dall'ultima e vedendo, per farvi vedere quanti piani di interconnessione ci sono nelle varie discipline che devono concorrere per fermare o quantomeno arginare un fenomeno come questo, data la sua complessità. Allora, sì, intanto manda un attimo questa cortesemente. Allora, questo per farvi vedere, riprendendo quanto detto da Zao, nell'ultimo convegno europeo di criminologia ho portato un lavoro, vai avanti, aspetta un attimo solo. Allora, se vedete già la cover iniziale, guardate che ci sono, c'è l'identità che si riconosce anche come identità mafiosa, identità pseudo-religiosa, il denaro, la tradizione, la storia, tutti elementi di cui vi hanno parlato prima, ovviamente. Avanti, ancora, vai, ancora. Ancora. Ecco, queste erano le vittime di cui parlavi tu, degli anni in cui il terrorismo si è fatto, in cui la mafia si è trasformata in terrorismo, o meglio terrorismo mafioso, in cui ha deciso di colpire la sua stessa identità, diciamo fondativa, quella nazionale, per determinarsi come cosa altra rispetto allo Stato. Quindi per determinarsi come forza in grado di governare su tutto e su tutti, sulla memoria, il patrimonio culturale, non solo sul presente quindi e sul futuro con la paura, ma sulla memoria, sul passato. Ok, chiudi pure. Questa era per ricordare le vittime, mi sembra una cosa degna. L'ho voluto fare in quell'evento internazionale proprio per dargli un certo, una dignità, al di là ovviamente dei grandi Falcone e Borsellino, ma ci sono tante altre vittime. Allora, se puoi mettere quella, sì, cortesemente. Volevo fare questo anche per animarvi un po'. Perdonatemi la voce da yogi, ma sono congestionato. Una battuta, temo che la ricerca diventi bene da tutelare, bene archeologico da tutelare in Italia, purtroppo. Quella è la cosa. Allora, partiamo dalla fine. Quello che si mostrava, cosa vedete voi nell'ultima slide? Chi è rappresentato? Non il soggetto in sé, ma come modello. Come modello, chi viene rappresentato? Un uomo d'affari, un businessman, ok? Un uomo vincente, ok? Che è riconosciuto non solo per le competenze, ma comunque per un elevato stato sociale, ok? Per poter intermediare ad un certo livello economico, ossia prendendo come valore, uno dei valori fondanti, il denaro. Ok? Ricordiamoci che però se mettiamo al primo posto in termini piramidali il valore del denaro, tutto ciò che viene successivamente sarà valutato e diciamo gli sarà dato un peso in ordine al suo rapporto con il denaro. Quindi immaginate quanto questo possa pesare sul ricordo, sull'identità, sul riconoscersi in una comunità per degli usi, dei costumi, per una tradizione fondativa. Falso documentale, ve l'ha mostrato prima. Quindi, mafia che opera secondo due canali, uno assolutamente sommerso, con interconnessioni criminali di carattere transnazionale, transcontinentale, in giro per il mondo, in grado di interconnettersi però anche con sfere grigie e sfere bianche, cioè non con sfere prettamente o soggetti o identità o entità prettamente criminali, ma anche con circuiti legali,
Questo è il valore aggiunto della mafia di oggi, ossia il poter operare su due livelli, un livello nero e un livello grigio-bianco. In questo senso un valore enorme lo acquisisce l'arte e lo stupefacente, perché se pensate sono in particolare i due elementi che consentono di attecchire e comunque di infiltrare ambienti altrimenti non infiltrabili con la violenza, con la forza. Quindi tutto l'ambito dei professionisti, per esempio delle città bene, dei luoghi bene, dei circoli di interesse economico, vengono avvicinati con lo stupefacente. Quindi si condizionano, i mercati si interconnettono, criminale e non, il mercato degli affari, attraverso lo stupefacente. L'opera d'arte è lo stesso, l'opera d'arte trafugata diventa bene di scambio, diventa vincolo tra il lecito e l'illecito in questa particolare circostanza. Torna indietro per favore. Ancora. Qui, questa è un'immagine molto bella, perché questa è la mafia che si fa contemporanea, che gioca con l'arte autorappresentando e rappresentando la sua forza. La visione qua, pop, di Matteo Messina Denaro, poi ve li leggo adesso da alcuni passaggi che ho portato degli elementi di interesse. Allora, Giovanni Brusca, per chi di voi non lo conosce, colui il quale azionò il contatto per il telecomando che portò all'esplosione della strage della bomba e quindi alla strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e la sua scorta. In un verbale, nell'ambito di un processo, di uno dei tanti processi a cui prende parte, in veste tra l'altro di pentito, dichiara: un'anfora d'oro da 1,5 miliardi di lire che stava in Svizzera e sculture antiche di cani senza la testa. Angelo Sino, Francesco Messina Denaro, padre di Matteo, era un bidello. La sua carriera comincia come tombarolo, aveva trovato in un fondo tantissimi reperti. Un altro pentito, era un grande conoscitore di reperti greci. Matteo diceva che con il traffico ci aveva mantenuto per una vita la famiglia. Si parla ormai in modo consolidato, e chi si occupa di mafia probabilmente avrà maggiori dettagli, di un patrimonio consistente, presente probabilmente in Svizzera, della famiglia Denaro, con opere tramandate da padre e figlio, Matteo Messina Denaro, attuale reggente di Cosa Nostra, l'attirante numero uno, l'uomo più importante, colui il quale tra l'altro sa integrare alla perfezione modernità e passato mafioso, quindi sa interconnettere la lupara allo web. Qui, le stragi di cui parlavo prima, andiamo indietro. Questo per dimostrare cosa? Per dimostrare che si ha la forza di condizionare il futuro e di intervenire sul mutamento del passato, di non consentire più di ricostruire la memoria, perché distruggere le opere in quel modo significa perdita di memoria. Dietro. Qui l'arte è cosa nostra, ok? Ma cosa nostra? Cosa nostra cosa esprime in particolare? Cosa nostra come concetto esprime una forte identità, no? Una forte partecipazione, il concetto di affiliazione, di essere membro di una determinata struttura. Recuperiamolo col bene del nostro territorio, recuperiamolo incentivando la conoscenza dell'arte, la centralità dell'arte nella costruzione di una comunità, nelle scuole, nella politica. Qui, allora, ovviamente grande lavoro da parte delle forze dell'ordine per contrastare questo tipo di attività illecite, però immaginate voi quando i traffici acquisiscono queste dimensioni,
quando ci si trova ad operare in un sistema in cui si deve essere a livello criminale estremamente flessibili, dinamici, riposizionabili, ossia si opera nell'ambito della cocaina, ma si opera anche nell'ambito delle armi e si opera contemporaneamente nell'ambito della droga, si fanno affari con 8-9 strutture criminali per consentire il trasporto dell'opera dall'Italia, per esempio, al Giappone, agli Stati Uniti, con dei fattori di rischio estremamente elevati, quindi con la capacità di generare valore in termini di monetarizzazione per quella transazione illecita veramente elevati. In sequestro ovviamente il diritto non riesce a star dietro al mutamento sociale, che è anche mutamento criminale poi in questo contesto. Si utilizzano gli strumenti che si hanno, è ovvio che in questo caso entrare nel sito costituisce una violazione di sigillo, quindi è di luogo posto sotto sequestro, per cui diciamo ha una rilevanza penale, ma voi immaginate per strutture che si muovono su interessi criminali così vasti, così ampi, la commissione di un reato di questo tipo è assolutamente inesistente, inconsistente. Anche qui l'opera del nucleo tutela patrimonio artistico prima, culturale ora, dei carabinieri, un lavoro enorme, un lavoro molto importante, però immaginate anche qui la difficoltà di avere competenza in termini operativi, quindi di poter usare gli strumenti del codice penale quando si opera in transnazionalità, quando si opera in paesi in cui non ci sono accordi bilaterali, accordi multinazionali, in cui non si opera in un contesto più o meno di riconoscimento reciproco come quello europeo, con il sistema Europol, per esempio, o Eurojust. Quindi lì bisogna veramente trovare dei sistemi concretamente validi, e qui attenzione, voglio sottolineare la centralità per esempio della diplomazia come strumento per innescare delle dinamiche di sensibilizzazione dell'opera d'arte, della provenienza dell'opera d'arte, perché come si è detto prima, si è citata per esempio la Svizzera, si è citato il fatto di non voler conoscere per esempio negli Stati Uniti, per quanto riguarda la fondazione Paul Getty, l'origine dell'opera, non interessa riconoscerla. Però attenzione, perché se pensiamo a qualche anno fa, già un decennio fa, dicevamo la stessa cosa su molti paesi e su diverse dinamiche del segreto bancario per quanto riguarda per esempio la Svizzera. Poi il sistema delle interconnessioni ha delle necessità anche di legalità forti, protocollo transparency in quel caso in ambito bancario, per cui si pongono dei limiti al segreto e anche la Svizzera viene messa in condizione non di totale apertura, però si fa qualche passo avanti. Per cui possiamo applicare a questo discorso, al trafugare le opere d'arte, ad acquisirle senza porsi il problema della provenienza, un po' come quando per esempio in una cittadina tedesca 6 anni fa ci si sveglia una mattina e si trovano diverse persone morte sulla strada, parlo di Duisburg, e ci si chiede: ma come mai? Uccise così per strada? E come mai? Perché? Perché c'è l'infiltrazione ndranghetista a Duisburg? Beh, non serve uno scienziato, neanche un fine analista, per andare a vedere lo sviluppo economico e la proiezione in determinati settori, parlo per esempio quello della ristorazione italiana nella cittadina di Duisburg, per capire che poi insomma a Duisburg non è che ci sia tutto questo feticismo per la pizza margherita, insomma. Quindi se vogliamo vederle, osservarle, perché bisogna conoscerle le cose, bisogna saperle osservare, conoscerle per poterle contrastare, allora dobbiamo utilizzare gli strumenti adatti e non dobbiamo nasconderci dietro l'ipocrisia dei confini nazionali, perché oggi non c'è struttura criminale organizzata di tipo mafioso e non in grado di sopravvivere nel contesto attuale se non si trasnazionalizza, cioè se non opera in coazione o
in collaborazione con altre strutture criminali, o comunque se non ha la capacità di proiettare il proprio potere criminale al di fuori dei confini nazionali. Su questo, torno a ripetere quanto detto prima, centrale lo stupefacente, ormai diciamo moneta di scambio a livello criminale organizzato mafioso, in grado di essere scambiato in tutto il mondo, e le opere d'arte. Per le armi il discorso è diverso, fattori di rischi molto più elevati, si opera su scenari destabilizzati, su rotte prestabilite, si opera anche con evidenti limiti logistici e infrastrutturali di trasporto e di stoccaggio. Per quanto però volevo sottolinearvi un'altra cosa. Prima si parlava della partita di cocaina che arriva, no? Della tonnellata di cocaina pura, enorme operazione, la più grande di sempre, e poi ne passano altre d'arte. Ma voi immaginate porti di arrivo solo per osservare l'arrivo, e quindi non preoccuparci di porti che non conosciamo, tipo Baku in Azerbaigian ed altri contesti. Ma Gioia Tauro, lo osserviamo, osservate i container che vengono stoccati a Gioia Tauro. Per chi di voi non lo conoscesse o comunque si rifà la filmica, considerate che alle fiction criminali fondate sul crimine, sulla narrazione criminale, i controlli dei container, che sono una quantità enorme, vengono fatti a campione con un sistema di algoritmi che associa provenienza, durata del tragitto, sensibilità dei porti interessati, però è in grado di operare un controllo sul 2%, il 3% dei container. Quindi immaginate in questo senso quanto possano essere movimentate le opere d'arte. Anche perché sfuggono tecnologicamente a determinate capacità di individuazione, mentre si utilizzano sistemi di sniffing, ossia di captazione delle particelle costitutive per quanto riguarda lo stupefacente, oppure cani antidroga, oppure si utilizzano sistemi di metal detecting per quanto riguardano le armi, per le opere d'arte è molto più complicato. Qui è mostrato come sia importante, poiché il patrimonio culturale si fonda sia da una generazione di nativi digitali, e mi auguro attivi digitali, ma si fonda fondamentalmente ancora molto sull'oralità, cioè sulla trasmissione del ricordo e la trasmissione di cultura orale, intergenerazionale. È importante comprendere che quando si pensa al passato, quando si va a vedere un bel film, un film particolarmente dinamico, hollywoodiano, ecco Il Gladiatore per esempio, oltre ad individuare le amenità, tipo le donne al Senato, quelle cose, ricostruzioni hollywoodiane senza senso, senza logica, magari sarebbe interessante commentarli a scuola insieme, andando a cercare gli elementi valorizzanti un percorso di sensibilizzazione del proprio patrimonio e di ricostruzione del passato, che può essere fatto attraverso anche il ricordo delle persone più anziane vicino a noi, o già dei nostri padri. Allora, ok, trattato bilaterale Italia-Stati Uniti. Trattato bilaterale Italia-Stati Uniti, mi dite la data cortesemente, 2000? 2001. Allora, 2001. Dunque, 2001. Un momento solo. Allora. Scusate, ma ecco. Allora, si parla di narcisismo mafioso, no? Che viene sublimato proprio dal possesso delle opere d'arte. Come stato simbolo di potere, come avere una bella macchina, come avere una macchina costosa, una casa appariscente, si ostenta visibilità.
in determinati ambiti. Per esempio la mafia statunitense, la mafia italiana ha capito il concetto e ha sviluppato il concetto di immersione, quindi del basso profilo, soprattutto a livello transnazionale, dell'invisibilità. La mafia statunitense e i residui italo-statunitensi, comunque presenti nel territorio americano, ancora vivono di una sorta di commistione tra il gangherismo, diciamo, delle origini e la mafia degli affari. Comunque vi dico che nel 2009 la Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito di una grossa operazione in collaborazione con l'FBI, rinviene a seguito dell'arresto del boss italo-canadese Beniamino Zappia, che aveva il ruolo di attaché, ufficiale di collegamento tra la famiglia Bonanno di New York e Kuntera, una vera e propria pinacoteca piena di opere d'arte, Guttuso, Dalì. Questo per farvi capire come nel 2001 si sottoscrive un accordo bilaterale, ma i canali dei traffici illeciti continuano ad essere irrorati di denaro e di opere. Richiesta e offerta coincidono continuamente. Ma indietro? Grazie. Questa opera, oltre ad essere effettivamente molto bella, a me che non sono un addetto ai lavori, mi ricorda il satiro danzante. Satiro danzante rinvenuto a Mazara del Vallo in seguito ad un'attività di pesca, incagliato nelle reti di un peschereccio, viene portato a terra con le necessarie tutele da parte della sovrintendenza, viene custodito in un locale per predisporre tutte le attività, ovviamente con una certa emergenza, di messa in sicurezza del deterioramento, ma anche di conservazione del bene, perché ha un valore inestimabile. Da una serie di dichiarazioni acquisite in sede processuale, sempre il Matteo Messina Denaro decide, siamo nel 98, Matteo Messina Denaro decide che vuole quell'opera, la vuole, perché così riesce a dimostrare che tra il fondo del mare, il passato, il ricordo e il presente c'è soltanto lui in Sicilia e c'è soltanto Cosa Nostra. Quindi dà vita ad un'operazione che porta addirittura Matteo Messina Denaro a Mazara, scusate, a Mazara, ovviamente sotto copertura, con un dispositivo di 20 uomini che ne tutelano l'invisibilità, individua un team di 6 soggetti in grado di compiere questa operazione, ossia di trafugare l'opera che viene contenuta in una palazzina anonima alla quale vigilano 2 vigili urbani, sostanzialmente. Quindi si prepara questa operazione, si affitta un appartamento, anche qui con la compiacenza di chi è presente sul territorio, perché la mafia è cultura, ovvero si fonda su valori che per noi sono disvalori, ma ha un set valoriale preciso, dei valori di riferimento precisi, la supremazia sull'altro, l'esercizio deliberato della forza, il denaro, quelli sono valori. La supremazia in linea di genere, l'uomo rispetto alla donna, parentesi, quando si dice la donna ha un ruolo centrale nella mafia, le donne di mafia, sì, perché gli uomini sono in carcere, quindi hanno deleghe, magari piene, ma sono sempre deleghe, perché poi dagli stracci dei verbali, dei pentiti, queste cose si acquisiscono e si vincono. Comunque torniamo a questa operazione. Si prende in affitto un appartamento abbastanza grande che consente a questi 6 uomini di monitorare per due settimane l'opera, i movimenti attorno all'opera stessa, e quindi con un ducato, con un furgone con un ducato, organizzare il prelievo dell'opera, messa sul ducato, quindi immaginate anche a livello di
deterioramento dell'opera stessa, quanto sensibilità vi possa essere, per caricarlo e poi trasferirlo in un luogo, la campagna vicina, dove è stata fatta una buca, una grande buca, per seppellirlo e poi all'atto del raffreddamento, ossia tra virgolette raffreddamento, ossia quel periodo che viene considerato diciamo necessario affinché la pressione delle forze dell'ordine nell'attività investigativa volta a rinvenire il provento di furto oppure l'individuazione del reo sia più pressante. Quindi periodo di raffreddamento, si fa decorrere questo periodo e poi si trasferisce probabilmente direttamente in Svizzera, quindi Ducato in Svizzera su arteria autostradale. Quindi non parliamo di fantascienza, ma di utilizzo rutinario di quello che abbiamo intorno, infrastruttura, autostrade, abitazioni, furgoni, tutto a portata di mano. L'operazione fallisce in modo estremamente banale e casuale, perché nel momento in cui si decide, si è studiata la routine operativa dei due vigili urbani, che tra l'altro si alternano per acquistare la pizza la sera per cenare, nel rientro di uno si organizzano per distrarre e acquisire l'opera, arriva un gruppo di persone particolarmente rumorose sulla via che si mette a chiacchierare, a scherzare, a ridere e quindi rende l'operazione impossibile. Il caso vuole che il giorno successivo l'opera venga spostata. Ora, il caso, non sappiamo se la sovrintendenza avesse programmato, il Ministero avesse programmato questo spostamento, se magari l'attività di supporto di intelligence magari abbia dato le informazioni necessarie sul fatto di spostare al più presto l'opera perché era oggetto di interesse mafioso. Comunque, fatto sta che quell'opera era considerato un elemento di prestigio imperdibile da dover acquisire necessariamente. Perché? Per rappresentare la propria capacità di controllo del territorio e la propria supremazia nei confronti dello Stato. Ancora indietro. Le buche, io ho chiamato il mio intervento pala, lupara e rete come web, lupara come la mafia tradizionale della lupara, quindi mafia degli affari, mafia invisibile, mafia che si interconnette con le realtà lecite talvolta e che fa affari, tanti affari anche attraverso al web, attraverso gallerie compiacenti, attraverso intermediari in paradisi fiscali, attraverso attività di creazione artefatta di società in luoghi dove è difficile poi risalire all'origine o comunque dove è garantito un certo anonimato per i partner, per i soggetti coinvolti. Poi la pala, perché ovviamente tutto l'indotto dell'arcomafia ha bisogno di soggetti differenziati, quindi di quelle che vengono chiamate skills, ossia capacità operative criminali, diversificate. Questo perché vi allontaniate oggi da una visione, da un lato estremamente romantica della mafia alla Il Padrino, siamo fuori da quei canoni, e dall'altra però che non pensiate che la mafia è soltanto tecnologia. Il valore aggiunto della mafia e all'interno del sistema mafioso dell'opera d'arte è proprio quello di utilizzare in ottica multidimensionale le modalità operative, criminali e culturali di quella struttura. Quindi avendo una bassa manovalanza sul territorio, che conosce benissimo il territorio, avere
dei soggetti che attraverso la forza operano il controllo del territorio, ma anche attraverso la supremazia economica e l'infiltrazione negli appalti, ma che sono in grado di proiettare interesse criminale attraverso il sistema delle familiarizzazioni in Nord Europa, in Nord Italia, in, pensate adesso agli interessi criminali forti, non solo nell'Expo a Milano, ma ad esempio nei mercati, nei mega mercati immobiliari di Dubai. Oppure l'immediato riposizionamento, per esempio, ndranghetista attualmente nel Pacifico. Pacifico inteso come nuovo elemento centrale dei grandi business, dei grandi affari, quindi Cina, Giappone, Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia. Queste buche sono anche buche nella memoria, come vi spiegavo prima, perché si perde memoria, si perde identità. Ecco, un attimo qui, questo è interessante. Rotte. La storia della cultura e la storia della cultura, ahimè, criminale e delle organizzazioni, lì dove c'è cultura c'è organizzazione, c'è trasferimento di conoscenza, trasferimento di competenze, c'è volontà di proiezione in ambito culturale, c'è anche in ambito criminale. Queste rotte che vedete, molte di queste, coincidono con macrorotte criminali e mafiose. Mafia cipriota, mafia turco-cipriota, connessione con mafia albanese, mafia macedone, sistemi criminali più o meno destrutturati dei Balcani, mujahidismo, roccaforte mujahidiste, benvenuto. Un saluto al rappresentante del Lazio di Libera, associazione che si batte da sempre contro la mafia. La mafia e le mafie. Ma anche gruppi, per esempio punti di partenza come la Cirenaica, che sono oggi bacini di utenza per quello che viene detto human smuggling e human trafficking, ossia traffico di esseri umani e tratta di esseri umani per lo sfruttamento in ambito lavorativo, ma anche per la prostituzione. Parliamo sempre di rotte. Conoscerle, individuarle, significa conoscere i sistemi culturali, significa conoscere le modalità criminali, significa conoscere i target criminali, ossia gli oggetti di interesse da parte dei sistemi criminali organizzati, e comprendere perché si scelga quella rotta, perché si consolidi e si crei una rotta. Quindi come si trasferisce interesse nella civiltà, nei processi di civilizzazione? Oggi si trasferisce interesse criminale da una parte all'altra del mondo. E il bacino del Mediterraneo, considerate che attualmente l'ultimo report Europol rilasciato un mese fa, se non erro, parla di strutture criminali, di 3.500 strutture criminali organizzate presenti in Europa. 3.500. Organizzate significa che devono avere dei criteri minimi che ne evidenziano la capacità strategica, ossia di operare sul lungo termine, con la capacità tattica, ossia di scegliere dei precisi settori criminali, asset criminali su cui muoversi, e capacità operativa, ossia di compiere fattivamente ed effettivamente delle azioni criminali volte ad incrementare il proprio fatturato interno. Perdita di conoscenza, torna indietro. Indietro, si prosegue, scusa. Perdita di patrimonio. Ok, distruzione del contesto, il danno. Ok. Allora, questo per, penso di essere vicino alla chiusura, mi confermi? Roberto, mi confermi? Allora, chiudendo ricordo una cosa, non amo quando si parla di arte, noto la tendenza a parlare di arte come qualcosa di altro, tra virgolette. Ecco, cerchiamo di lavorare
sull'alterità, soprattutto nel momento in cui trasferiamo conoscenze, trasferiamo e ci occupiamo di istruzione nell'ambito delle scuole. Cioè spieghiamo che l'arte siamo noi, l'arte è una produzione umana che racconta dell'uomo, quindi consentire che l'arte venga traducata o il venirne privati significa venire privati della propria coscienza, della propria identità, della propria storia, significa deprivarsi di se stessi, della propria anima. E ricordatevi che ovviamente laddove non abbiamo memoria del passato, non abbiamo conoscenza, non siamo assolutamente in grado di costruire un futuro. Grazie.